Chi è? E perché, scusi? Perché mi dovete identificare? Ma io sono scesa col pigiama per prendere una pizza fuori. Ma io sono scesa col pigiama per prendermi la pizza fuori. Non vi sembra un pochettino esagerato quello che state facendo? Sette forze dell'ordine per chiedermi come mi chiamo? Allora, in questo momento siete live su Facebook. Quindi lei mi dice che mi vuole sfondare la porta mentre io scendo giù per prendermi la pizza. Ho capito, con la pizza in mano io sono un rapinatore. Va bene, io le dico chi sono e voi ve ne andate. Cioè, davvero incredibile. Allora, praticamente io sono dentro casa mia, ho appena preso la pizza, sono scesa con la mascherina, mi sono venuti dietro sette forze dell'ordine e sono saliti fino a casa. E io non avevo il documento perché ovviamente sono scesa per prendermi la pizza giù. Né ci ha voluto dire il suo nome. Quindi io non posso mangiare in pace adesso. Veramente incredibile questa storia. E tutto quello che c'è in questo momento in giro, voi siete qui fermi davanti alla mia porta? Perché volete sapere come mi chiamo io? Mentre scendo a prendermi una pizza sotto casa mia. Giusto? Allora, praticamente sono dentro casa mia e sono salite sette forze dell'ordine. Ora parla una donna dietro la porta, dice che mi abbatte la porta, mi abbatte la porta perché io non ho detto come mi chiamo. Questo è quanto. E allora, io lascio il Facebook Live. Io ho cominciato quale storia? Quindi praticamente devo cercare un documento. Stellino, ti devo prendere prima che mi scappi. Praticamente tu devi sapere che ci sono sette forze dell'ordine, ora è salita una persona soltanto, a quanto pare. Mi suonano il campanello. Stanno svegliando tutti nel palazzo, mentre io sono scesa per prendervi una pizza. Questo è quanto. Adesso io apro. Signora, Buonasera signora. salve, questo è il mio documento. Grazie. Grazie. 1, 2, 3 e 4. A casa mia penso che posso tenere la telecamera. Signora, perché non ci voleva dare i suoi dati?
Perché sono scesa a prendermi la pizza giù sotto casa e questo penso che non sia assolutamente impedito da nessuno. Non lo è, infatti, lo è, Ok. o meglio, alle Ma sette 22 servirà persone che vengono a l'autorizzazione. chiedermi come mi chiamo mentre io sono Sì, ma alla ricerca del ragazzo se erano che mi deve portare la pizza e che non erano mi di servizio trova. sette persone, mi perdoni, ma se erano loro di servizio, erano loro impiegati in quella strada, le si sono avvicinati sicuramente cortesemente perché li conosco i colleghi, chiedendole lei chi è, così come è sempre stato fatto, e lei non ha risposto e è scappata. Mi perdoni, le sembra un Sì, è venuto atteggiamento un ragazzo per normale? la pizza che mi ha dato in mano. I Le suoi sembra colleghi hanno normale? visto? Sì, certo. Darsi È l'atteggiamento le sembra normale? certo che è normale, Che perché io sono dobbiamo salita, distruggerle fino a perché io casa, le so sembra perché normale? le sembra normale che io stavo prendendo una pizza e tutti e sette mi vengono a chiedere come mi chiamo? No, che se Le hanno fatto semplicemente. violenza? Le hanno urlato? Le hanno fatto qualcosa? Per me Non mi questa è violenza, risulta. va Chiederle il bene. suo Per nome è me questa violenza, è signora? violenza, perché lei si aspetti anche che io mi aspetti la violenza? Questa è E allora violenza. mi perdoni, ma la legge a suo parere a quanto pare è fatta Questa è male. Perché violenza, noi dobbiamo identificare le persone. sono scesa giù per prendermi la pizza che il ragazzo mi ha portato e questo penso che sia assolutamente normale, per cui non è normale che mi chiedete come mi chiamo e anche il documento mentre io mi prendo la pizza. Soltanto un attimo. Quindi io ho il torto, questo signore mi ha seguito fino a casa. Vi siete sempre a Gorizia o No, residente qua a io sono Palermo? residente a Ventimiglia di Sicilia. Un finanziere, un carabiniere e tanti vigili per chiedermi come mi chiamo perché sono scesa giù a prendere la pizza. Umberto. Sotto casa mia, ok? Questi sono gli 108 effetti collaterali del Covid, che la gente non può scegliere. Io adesso chiaramente la pizza non la mangerò. Ringrazio questi signori, ovviamente, che si sentono loro nel giusto, ovviamente. Loro si sentono nel giusto. Signora, si lega l'articolo 651 del codice penale e poi ci dice Noi esattamente cosa c'è non scritto. siamo persone che ci andiamo a leggere gli articoli prima di scendere giù per Signor prendere una pizza, ok? Io non sono questa carabiniere, persona ho una qua. forza di polizia, le chiede lei chi è nell'adempimento delle sue funzioni in Mentre io maniera scendo a prendere una cortese, pizza in sotto maniera casa, non mi cortese, sta lei deve bene. Se ero in rispondere. giro, come fanno tanti altri, allora sì, ma non così, mi Mi perdoni, ma dispiace. se lei non ci dice lei chi è, noi come facciamo a sapere chi abita lì? E lo fate con tutte queste persone? Allora, secondo lei mi prendo. Allora, vado a rapinare una casa, mi prendo una pizza sotto Lei casa e ci poi deve dire salgo. chi Va è. Noi non bene, va stiamo bene. dicendo che è una Io devo carabiniere, andare. Devo signora. Noi andare a stiamo dicendo mangiare. solamente Grazie. buona cena. Arrivederci. Buona serata. Se questo è il lavoro, non vi dico sicuramente buon lavoro.